Fai trading come il casino. No ragazzi, non mi sono bevuto la testa, in questo video ti mostro la mia strategia di trading, come approccio i mercati per garantirmi dei tassi di successo elevati. Quindi andiamo direttamente sul nostro grafico. Dobbiamo imparare a fare trading come fossimo un casino. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo lavorare come lavora il banco, non scommettere. La maggior parte delle persone entra sui mercati e punta, scommette, no. Non è quello che dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo fare trading come fossimo il banco, perché? Perché il banco vince sempre. Prendiamo un esempio, prendiamo un esempio la roulette. No, tutti conosciamo, penso, la roulette, quella è tutta divisa in spicchi che poi c'è la pallina, la butti sopra, gira trrr, e si ferma. E puoi scegliere tra nero, rosso e verde. Ora, la maggior parte di persone pensa: Ok, ho il 50% di possibilità di vincere. Sbagliato, questo è sbagliato perché. Perché il nero ha 18 caselle, quindi ci sono 18 caselle nere. Ci sono 18 caselle rosse e, eccolo qua, ci sono due caselle verdi. E sono proprio queste che fanno la differenza. Infatti, se vai a fare la somma, vai a fare 18 più 18 fa 36, più 2 che sono qua fa 38. Se tu scegli nero. Hai 18 possibilità su 38 di fare giusto e questo qui equivale a un 47,36%. Quindi in realtà la tua possibilità di successo è del 40. Facciamo la nostra griglia qui: del 47,36% di vincere. Però la differenza. E del 52,63% di perdere. Quindi vedi che il banco ha un vantaggio su di te? Qua in mezzo c'è un 5,2% di discrepanza. Questa discrepanza è a favore del banco. Ecco perché il banco vince sempre. Questo è quello che noi nel trading vogliamo chiamare edge. Quindi il nostro edge operativo. Che cos'è l'edge? È la probabilità. Quando i prezzi si muovono, quando facciamo trading, abbiamo il prezzo che può salire o può scendere. Non possiamo avere il 100% di sicurezza che il prezzo si muoverà in una direzione o nell'altra. Quindi, che effettivamente andrà nel senso che abbiamo deciso quando abbiamo aperto l'operazione, che sia long o che sia short, non possiamo avere il 100% di probabilità. Quello che ci interessa avere, però, che cos'è? È un edge, cioè una statistica, una probabilità maggiore che effettivamente possa andare in quella direzione. Quindi la prima cosa che fa il casino è crearsi un edge. Ed ecco qua il nostro edge. Il casino ha il 5,2% di edge. Che attenzione, questo, questa probabilità maggiore, moltiplicata per i milioni che entrano, fa la differenza, perché significa tanti soldi. Qual è il secondo elemento invece che ha il casino? Se il primo è l'edge, cioè una vittoria a livello statistico, percentuale, quindi a livello probabilistico. Il secondo elemento che fa la differenza qual è? Andiamolo a vedere con un esempio. Allora ipotizziamo di fare 10 partite. In queste 10 partite, il primo scommette 100 dollari, il secondo 200, 300, 400, 500, sono 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Facciamo finta di vincere in 5 casi. Quindi vinciamo qua, diciamo qua, diciamo qua, diciamo qua. Ci sono 4, 5. Perdiamo le altre. Ora, quando ho vinto, cosa ho vinto? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ho vinto 14, quindi 1400 qua. Questo era 400, eh. Se perdo ho perso 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ho perso 12. Quindi sono in profitto di 200. Ora ipotizziamo che questo giocatore qua, per esempio, non ha messo 100 ma ha messo 1000. Ecco che allora cambia il gioco. Cambia il gioco perché sono 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 1000 sono 2200. Quindi il casino chiude, è in perdita. Ora il casino da un lato è vero che ha legge, cioè. Ha una probabilità maggiore di vincita, però se arriva uno e gli punta una cifra grossa, lui perde. Anche contro la probabilità. Cosa ha fatto allora? Ha messo un importo massimo per ogni tavolo. Per esempio, in questo tavolo si può fare 100 dollari massimo, in questo tavolo, per esempio, si può fare 1000 dollari massimo di puntata singola. In questo modo lui va a mitigare il rischio. Ed entra in gioco quel, quindi quello che si chiama il risk management. Quindi abbiamo da un lato l'edge e vogliamo avere un vantaggio statistico percentuale. Dall'altro abbiamo un risk management, quindi una gestione del rischio. E come lo gestiamo il nostro rischio? Dunque facciamo un esempio. Allora prendiamoci il nostro grafico. Facciamo finta che questo è il grafico di Bitcoin. Abbiamo... 10 dollari qua di valore e 13 dollari qua di valore. Creiamoci dei range e facciamo finta che Bitcoin si stia muovendo così in questi giorni. Tac, tac. E ora sia qua. Ora, qual è il nostro edge? La prima cosa che dobbiamo fare è individuare il nostro edge. Che cos'è l'edge? Il vantaggio statistico, il vantaggio probabilistico. In questo caso facciamo un esempio semplice, chiaro, perché vogliamo capire il risk management, perché è importante. Però obiettivamente molti direbbero, ok, si trova qui, cosa faccio? Entro perché tanto torna su, non è detto. Per farlo dovremmo analizzare che cosa? La price action e i volumi. Le, I due elementi importanti, gli indicatori, tutte le altre cose, ragazzi, lasciamoli da parte. Quello che ci interessa veramente a noi sono price action e volumi, cioè le candele come si stanno configurando e in quale area, supporto, resistenza, supply, demand, questa situazione qui. E i volumi se supportano questi movimenti di prezzo. Tutto il resto, ragazzi, non ci serve per fare trading. Ci serve solo questa roba qui, l'essenziale. Ora, ipotizziamo che potenzialmente andrà in su. No, facciamo i pazzi ed entriamo. In questa fase abbiamo detto o oh, va in su e quindi va a colpire qua oppure rompe e va in giù. Noi, per chissà quale motivo, crediamo che possa andare in su. Facciamo finta di aver pensato al nostro edge di averne uno se va in su abbiamo un take profit a 13 dollari se va in giù noi entriamo entry point a 10 stop loss lo mettiamo a 9 quindi dov'è lo stop loss è dove viene invalidata la nostra tesi cioè rompe questa, questa quindi rompe questo supporto scende allora non mi interessa più vuol dire che probabilmente non torna lì dove avevo piazzato io. In questo caso, cosa ho? Ho che se perdo, perdo un dollaro. Se vinco, vinco tre dollari. Questo è il nostro risk management, cioè un 3 a 1. Vinco 3, perdo 1. Perché è importante avere un risk management di questo tipo, unito ovviamente a legge che in questo caso non abbiamo utilizzato per... Fare un esempio più semplice, però, unito a legge fa la differenza. Perché? L'edge ci dà un vantaggio statistico percentuale. Il risk management ci dà anch'esso un vantaggio a livello però monetario. Ipotizziamo di avere, allora, su 100 operazioni, facciamo finta di avere 50 giuste e 50 sbagliate. Siano 50 giuste e 50 sbagliate. E ho un risk reward 3 a 1, quindi se vinco, vinco 3, se perdo, perdo 1, vuol dire che qua perderei in questo caso 50 dollari. Ma quanti ne ho vinti? 3 per 5, 15. Quindi sono a 150 meno 50, sono in positivo, quindi positivo di 100 dollari, con un tasso di vittoria del 50%. Proviamo ad andare ancora più in giù, proviamo a mettere un tasso di vittoria invece del 40% e un tasso di perdita del 60%. Qua perderei 60 dollari, qua vincerei che cosa? Vincerei 3x4, 12, 120 dollari, quindi sarei ancora in profitto di 60 dollari. Vedi perché è importantissimo avere anche un risk management come fa effettivamente il banco al casino. Vedi Che quindi non mi sono fumato la testa. Ipotizziamo di andare a un 30-70. A un 30-70 cosa succede? Che qua ho 70 dollari, di qua invece ho 3 per 3, 9, 90 dollari. Qui sono 90 meno 70, sono ancora in profitto di 20 dollari, anche con un 30 contro 70. Quindi perdo 70 volte, vinco 30 volte. Tasso di perdita del 70%, con un tasso di perdita del 70% io rimango comunque in profitto. Questo, un risk management di questo tipo, unito ad un edge che vada ad aumentare la mia statistica di vittoria, fa veramente tutta la differenza del mondo. Andiamo a vedere, giusto per capire come funziona quello che è il famoso edge. Qui siamo su un grafico, ora prendiamoci un livello. Ad esempio quest'area qua. Ok, allora questo è un grafico giornaliero. Ora, ipotizziamo, lascia perdere queste linee qua, ipotizziamo di tracciarci il nostro supporto e resistenza. Quindi qua abbiamo la nostra area di supporto e qua la nostra area di resistenza. ora come faccio? Do Dov'è che faccio trading? Qua? Qua e mezzo? No, non faccio trading qua e mezzo. Qua e mezzo? Non faccio trading qua e mezzo. Dove lo faccio? Lo faccio a questi livelli. Mi vado a preparare a questo livello e a questo livello. Vedo che arriva, anzi questa tiriamola un pochino più su perché penso che possa essere interessante in questo modo. Molti cosa fanno? Vedono questo tipo di rottura ed entrano. Ora, premesso che io in genere uso le aree non, non delineate così con la linea, ma uso un rettangolo, perché comunque tutta l'area è questa qua, l'area che ci interessa a noi. Questa e questa. Comunque noi ipotizziamo per comodità, teniamolo così. Ora, guarda bene, in quest'area molti vedono questa rottura e dicono, ok, cazzo, entro, è ha rotto. Vedi che è rotto? Il nostro edge che cosa dice? Aspetta. Guarda cosa succede. Non entrare, aspetta a vedere che cosa succede. Andiamo a ingrandire in quest'area, vediamo che c'è questa rottura che è una rottura abbastanza piena, è una rottura abbastanza con delle, una candela abbastanza piena, anche se la candela qua ci dice in realtà, vedi, abbiamo la candela che è fatta in questo modo, con una piccola ombra verso l'alto e una lunga verso l'alto, verso il basso, leggermente lunga. Questo ci indica che cosa? Ci indica che il prezzo che i buyer stanno sono abbastanza aggressivi, stanno spingendo verso i seller. Poi devo andare a vedere la rottura come avviene, come avviene dove? Con i volumi. Il volume è un volume cons consistente? No, vedi una candelina esattamente a metà. Cioè siamo in linea con quello che è il trend a livello volume quindi non c'è un volume tale da dire ok qua c'è effettivamente un, un reverse un calo quindi non entro semplicemente non entro andiamo a vedere dall'altra parte cosa succede qua di qua vedi arriva sopra tocca o oh, ha rotto ok c'è stata questa rottura la candela è stata riassorbita quindi effettivamente c'è un po di forza confermata qui Andiamo a vederci il volume, il volume c'è. È un po' più alto della media. Cosa potrei fare? Potrei entrare qua, volendo. In realtà io che cosa farei? Aspetterei, aspetterei ancora un giro. Aspettando un giro cosa succede? Vedi che va giù. Va giù, va giù, va giù. Qui non entro, aspetto. Ritorna tac, di nuovo vedo rottura con i volumi che salgono. In realtà sarei potuto tranquillamente entrare qui. Però onde evitare, posso aspettare, se non sono sicuro, conviene sempre aspettare. Quando ragazzi non siamo sicuri, aspettiamo, vediamo cosa succede. Rottura, tac, qua vedo i volumi che effettivamente sono nel range, ma leggermente più alti, come puoi vedere, e in crescita, allora effettivamente c'è abbastanza movimento, quindi posso tentare di piazzarmi long con un'uscita dove al 3. Quindi andiamo a vedere Ipotizziamo eh, questo qui è long. Si, sì. ipotizziamo di entrare qua di piazzarci un rischio in quest'area quindi sotto più o meno così. E un reward a 3, quindi piazzato qui, voilà! Prendo il movimento, esco qua e mi sono fatto che cosa. Mi sono portato a casa. Qua siamo su un giornaliero. Ricordo, siamo passati da 40.008 a 44.009, quindi ci sono 4.090 dollari qua in mezzo di differenza. Ipotizziamo invece di essere entrati dall'altra parte, quindi essere entrati, che ne so, qui. Magari io entravo lì, mi mettevo il mio rischio. Qua sarei entrato, sarei andato in stop loss, probabilmente a meno che non fosse entrato più in basso. Quindi vedi, aspettare tante volte fa la differenza. Vedremo poi, magari, man mano che vado avanti, altri esempi, o comunque faccio tutti i lunedì delle analisi su, su Bitcoin, su come nuovo, e quindi ti mostro queste cose qui. Questo era giusto un video per capire a grandi linee come dovremmo fare trading. Quindi, lascia perdere gli indicatori. Concentrati su price action, quindi. Come e cosa significano le candele, supporto e resistenza, cosa sono, come vanno piazzati, i volumi fondamentali e quindi tutto ciò che riguarda supply zone, demand zone. Tutte queste, queste cose che vanno a darti che? Cosa? Il tuo edge statistico. Una volta che tu hai il tuo edge statistico, vai a focalizzarti anche sul risk management. Quindi entri solo nelle posizioni dove sai dove hai un'alta probabilità di successo, con un risk management appropriato, solo e esclusivamente così puoi avere effettivamente risultati nel trading. Quindi lascia perdere indicatori, lascia perdere tutta questa roba qui. Concentrati sulle basi perché sono quelle che fanno la differenza. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, lascia like e iscriviti se ti fa piacere. Ricorda, fai trading come il casino, perché il banco vince sempre.